Allora, parliamo di pianificazione delle risorse estrattive e parliamo delle opportunità di poterlo fare a livello sostenibile, ovviamente, come siamo qua ad Ecomondo. Qual è il quadro attuale della situazione e quali sono i margini per il futuro? Ma oggi, nella giornata odierna, appunto organizzata con ANIM, ANEPLA, l'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri qui a Rimini, abbiamo cercato di delineare quali possono essere appunto i pilastri fondamentali per diverse regioni, quindi in ambito regionale, della pianificazione delle attività estrattive. Il quadro è frammentario, però siamo tutti convinti che l'elemento principale dello sviluppo sostenibile sia attuare una pianificazione attuata con criterio da parte degli enti, quindi degli enti pubblici, enti regionali o gli enti deputati, e sicuramente anche da parte degli operatori e delle strutture di controllo, da chi esercita attività di polizia mineraria. Quindi un po' lo scopo della giornata è proprio cercare di definire quei pilastri fondamentali che secondo noi devono essere trasversali, interregionali, perché poi tra una regione e un'altra non ci sono dei confini insormontabili, per cui questi principi devono essere validi e applicabili un po' dappertutto, e quindi poi si entra nel dettaglio tecnico della giornata. Ecco. Una sorta di omogeneizzazione dei criteri in un certo senso. Lei ha parlato di pilastri, quali sono questi pilastri, come è possibile indicarne qualcuno? Sì, allora li abbiamo un po' elencati per ordine di priorità. Sicuramente un concetto di base è un concetto relativo all'attribuzione delle competenze, cioè chi fa che cosa. In questo momento c'è una fase di cambiamento delle regole, per cui sicuramente con la legge del Rio si sono introdotte delle novità, e quindi la figura delle province, che una volta era essenziale, oggi perde importanza o addirittura si annulla. Ecco, questo per il nostro punto di vista è un elemento che va valutato, anche perché spesso all'interno delle province ci sono delle competenze tecniche che devono essere evidentemente riportate a livello superiore, e quindi a livello regionale si deve creare una struttura idonea per poter valutare magari dei piani regionali delle attività estrattive congrui con quello che poi deve essere la pianificazione effettiva del territorio. Quindi no, non si può svincolare troppo, insomma, bisogna salire di livello ma rimanere ancora calzati sul territorio.